Terminale 2 giorni a Taranto della Commissione Industria del Senato. Ieri l'incontro con associazioni e sindacati, questa mattina la visita in Ilva. Al termine delle audizioni, la delegazione della Commissione, guidata dal presidente Massimo Mucchetti, ha parlato di un clima sociale più disteso e di una diffusa consapevolezza che si possa vincere la sfida tenendo insieme lavoro e salute. La scelta delle tecnologie è in capo all'azienda o alle aziende che verranno assegnate alla gestione dell'Ilva nei prossimi anni. Se posso dire, rispetto a quello che diceva il Presidente Mucchetti e anche all'intervento, tra parentesi, del Presidente Emiliano, mi pare che usciamo da questi 2 giorni con un'idea largamente condivisa. Che ci vede, come dire, consapevoli che ci sono le condizioni tecnologiche ed impiantistiche oggi sul mercato perché il tema dell'abbattimento degli inquinanti sia in un processo integrale confermato, sia in un processo industriale ibrido, possa, garantire quello che, non solo le leggi italiane, nazionali e i riferimenti comunitari, ma quello che la città di Taranto si attende, ovvero un rilancio industriale di questa grande azienda, ma con una sostenibilità e dei vincoli di natura ambientale assolutamente più avanzati, i più avanzati possibili a livello comunitario. Torno, diciamo, a casa mia, che non è molto lontano da Taranto, con la consapevolezza di alcune considerazioni rispetto anche a 2 anni e mezzo fa. Trovo un clima sociale migliorato, guardo con interesse ad una consapevolezza che nella città si è largamente diffusa, certo persistono, lo abbiamo letto anche oggi sui giornali locali, legittime, come dire, rappresentazioni di negatività, ma trovo un clima che assume, che lascio da parte l'idea, che pure 2 anni fa c'era ancora, di una possibile chiusura dell'impianto. Oggi vedo molta consapevolezza rispetto alla sfida che sia possibile vincere, e la sfida era tenere insieme produzione con ambientalizzazione, lavoro con tutela della salute. Intanto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è finalmente entrato all'interno dello stabilimento siderurgico e lo ha scritto su Facebook. Ci è voluta la Commissione Industria per farmi entrare all'Ilva. Immagino di non aver visto tutto perché abbiamo visto da lontano alcuni punti deboli della fabbrica. Abbiamo visto da lontano il GRF, non abbiamo visto l'acciaieria 1. Insomma, è evidente che il percorso di avvicinamento di quella fabbrica alla legalità è molto lento, farraginoso, sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista finanziario, e nonostante le acrobazie, compresi questi due patteggiamenti che non sono ancora stati vagliati dai giudici, ricordatevi, c'era qualcuno che si era venduto i risarcimenti del miliardo di euro da dare alla sanità tarantina a Natale. Immaginate che ancora adesso i giudici non hanno omologato i patteggiamenti, e non è detto che lo facciano, perché i giudici stanno lì per questo, per valutare se è possibile o non è possibile. E in più, ovviamente, bisogna distinguere come verranno utilizzati eventualmente questi soldi. E abbiamo discusso di questo nell'audizione che io ho fatto alla commissione in fabbrica. Ovviamente abbiamo specificato che non siamo sicuri che questi soldi si possano utilizzare per gli interventi dell'AIA, per qualunque intervento dell'AIA, e siamo dell'idea che questi debbano essere utilizzati esplicitamente per gli interventi legati alle bonifiche e non agli investimenti sugli impianti. Poi, dopodiché, consegneremo alla Commissione sia la lettera che ho spedito al Presidente Gentiloni per chiedere che gli acquirenti che inseriscono nella loro offerta i principi della decarbonizzazione siano preferiti rispetto a coloro che non lo faranno. E in secondo luogo trasmetteremo la richiesta formale di revisione dell'AIA che abbiamo formulato sulla base di diversi motivi, per
diciamo, quello più importante, i dati epidemiologici che ci portano a ritenere la necessità di irrigidire l'AIA, che è esattamente il contrario di ciò che verosimilmente si stanno accingendo a fare i commissari nel valutare il piano ambientale, perché il piano ambientale sostanzialmente mette in mano a chi vuole comprare la fabbrica l'iniziativa sul piano ambientale, e sono loro che devono fare una proposta allo Stato e non lo Stato dire a che condizioni si può far funzionare quella fabbrica. Insomma, una vicenda molto complessa che però io sto seguendo con la stessa attenzione meticolosa di quando facevo il magistrato, cioè sto studiando questa roba foglio per foglio, carta per carta, come ho fatto sempre nella mia vita. Verificheremo il patteggiamento non appena il patteggiamento sarà pubblico, noi non sappiamo ancora le condizioni del patteggiamento, verificheremo se le parti civili hanno possibilità di soddisfarsi e se per ipotesi questo patteggiamento non porti via loro i soldi sui quali basare il risarcimento, e soprattutto continueremo a seguire la procedura di vendita dell'Ilva, perché chi la compra non può pensare di farla funzionare come l'hanno fatta funzionare i Riva, con qualche accorgimento, perché così non può funzionare. Esistono tecniche che noi chiamiamo in per sintesi decarbonizzazione, che scoprono tutti gli altarini. Quindi chi vuole comprare l'Ilva lo può fare a questa condizione. Peraltro è caduta anche la questione del cosiddetto costo del gas, che è una sciocchezza. È chiaro che proprio il risarcimento che i Riva debbono pagare dimostra che il carbone costa molto di più del gas, perché provoca danni che poi debbono essere risarciti. Quindi chi utilizza il gas non corre il rischio di dover pagare come hanno fatto i Riva, e quindi il gas è il combustibile fossile che nei prossimi 30 anni è l'alternativa reale al carbone, e noi insisteremo su questa ipotesi. Tra le audizioni di oggi anche quella di Confindustria Taranto, che ha chiesto al più presto l'attivazione di un tavolo tecnico per risolvere i problemi dell'indotto Ilva.